Ciao bambini, bentornati! Oggi è 19 marzo ed è la festa del papà. Stamattina con Francesca avete letto un libro bellissimo che si chiama Ti chiamerò papà, un libro che almeno a me emoziona tantissimo. Spero che abbia emozionato anche voi e i vostri papà e anche le vostre mamme o chiunque lo abbia letto con voi. Allora, oggi insieme andremo a realizzare un lavoretto per i nostri papà. Ovviamente a realizzarlo con me ci sarà Claudio. Ciao bambini! Oh, allora Claudio, mi vuoi aiutare a spiegare ai bambini e alle bambine che materiale serve per il lavoretto di oggi? Certo! Della colla, una sfilatrice, dei colori, dei fogli e dei cartoncini. Ok, siamo pronti? Via! Allora, prendiamo i cartoncini con i quali andremo a realizzare una valigia. Nella storia con Francesca stamattina avete letto che i due protagonisti, ovvero il papà e il figlio, portano sempre con sé una valigia all'interno della quale mettono appunto tutti i tesori che incontrano nel loro cammino. E quindi è proprio in una busta a forma di valigia che andremo a mettere il lavoretto che con Claudio prepareremo, Claudio per il suo papà e voi per i vostri. Quindi prendiamo i cartoncini, li sovrapponiamo e semplicemente con la spillatrice andiamo a mettere delle punte di spillatrice ai tre lati del cartoncino, così da chiuderlo e così da non permettere al foglio che metteremo all'interno di fuoriuscire. Come ogni valigia ci saranno dei manici, quindi ripieghiamo un pezzetto di cartoncino su se stesso e disegniamo sopra due archi che appunto rappresenteranno i manici della nostra valigia e li andiamo a ritagliare. Ritagliamo anche l'arco interno. In questo modo avremo ottenuto due archi che diventeranno i manici della nostra valigia e possiamo con la colla andare ad incollarli. Mettiamo la colla sull'estremità di ogni arco e lo incolliamo da un lato e dall'altro. Facciamo in modo appunto che i due archi siano perfettamente combacianti. Ok. Allora, adesso utilizzando sempre il cartoncino che abbiamo usato per fare gli archi, ritagliamo quattro quadrati che ci serviranno per creare la giuntura tra il manico e la valigia. Una sorta di cucitura, va? Vediamola così. Prendiamo un po' di colla e l'applichiamo qui e qui. Ok, lo stesso facciamo dietro. Adesso prendiamo un colore che ci piace, per esempio marrone, che mi dà di antico e di valigia antica, e andiamo a creare quelli che sono gli angoli della valigia, da tutti e due i lati, anche di qua. Iniziamo a colorarli. Abbiamo finito di colorare un lato, adesso passiamo all'altro e lo coloriamo. La bellezza di questa storia che abbiamo letto stamattina con Francesca è che appunto questa valigia si può riempire di tante cose importanti e poi alla fine il bimbo inserisce un biglietto
dove scrivi appunto ti chiamerò papà. Quindi la cosa bellissima è che questi percorsi meravigliosi della nostra vita li possiamo passare con il papà, li possiamo passare con una zia, con la mamma, con la nonna, con il nonno e appunto con tutte le persone importanti della nostra vita riempire di tesori il nostro bagaglio di vita. E quindi la bellezza appunto di questo libro è che oggi lo dedichiamo al papà, però in realtà possiamo dedicarlo alla mamma, alla nonna, al nonno, ad un amico, a chiunque riteniamo essere importante e fondamentale per la nostra vita. Abbiamo colorato anche gli altri 4 angoli dell'altro lato e come ogni valigia antica che si rispetti ci sono le cuciture e quindi possiamo fare al lato dei tratteggi sempre marroni che saranno appunto le cuciture della nostra valigia per renderla bella e forte, così tutti i tesori che andremo a custodire all'interno non potranno sfuggire. Ok, la nostra valigia è pronta. Per appunto personalizzarla meglio possiamo utilizzare sempre il cartoncino che è avanzato, piegandolo su se stesso, tagliare la forma di metà cuore in modo che aprendolo otterremo un bel cuore da poter attaccare al centro della nostra valigia. Valigia è pronta e adesso possiamo passare al contenuto. Vedrete, andremo a mettere appunto qui dentro il tessuto che stiamo per preparare. Allora bambini, siamo pronti per andare a realizzare quello che sarà il bigliettino che metteremo all'interno della busta a forma di valigia che abbiamo appunto realizzato insieme. Per realizzare questo bigliettino ci servono dei fogli di carta con i quali andremo a realizzare una sorta di abbraccio, un caldo e forte abbraccio che voi appunto attraverso questo bigliettino andrete a regalare al vostro papà. E pertanto siamo pronti, scopritevi la mano, le mani, le braccia e appoggiate il braccio e la mano sul foglio. Con l'aiuto di un adulto andrete a tracciare la sagoma della vostra mano, sia della destra che della sinistra, su un foglio e poi lo ritaglieremo. Perfetto bambini, allora noi abbiamo sagomato e ritagliato la mano destra e la mano sinistra di Claudio. Adesso prendiamo un altro foglio e andiamo ad applicare con la colla un grande abbraccio, in questo modo. Uno e due, basterà appunto creare l'intreccio delle mani e andare ad incollarlo. Così, prendiamo l'altra, mettiamo la colla, e lo applichiamo appunto così. Andiamo a ritagliare questo angolino che fuoriesce. Perfetto, il nostro grande abbraccio per il papà è pronto. Guardate un po', basterà fare questa piegolina così da permettere il movimento delle braccia e l'abbraccio per il papà è pronto. Adesso all'interno del nostro abbraccio potremo scegliere una frase, una parola o semplicemente ti voglio bene papà e scriverlo qui al centro del foglio, in modo che quando il papà andrà ad aprire questo caldo abbraccio si troverà la sorpresa di questa frase. Potete anche fare un disegno, fare quello che volete, spazio alla fantasia. Claudio ha iniziato a scrivere la frase che ha scelto per il suo papà e ha deciso di farlo prima con la matita, così se sbaglia può cancellare e poi andrà a ricalcare con i colori. Claudio, ci vuoi dire la frase che hai scelto o no? Sì. E che frase? Sei il mio aereo che mi porta lontano. Wow, una bella frase poetica ha scelto Claudio. Sono certa che anche voi sceglierete delle frasi veramente originali. Allora
Sara Banghini. Claudio ha finito di scrivere la sua frase per il papà e, come vi avevo detto, l'ha voluta scrivere a matita, quindi siamo pronti per colorarla. Claudio, ti do una mano? Sì. Via, iniziamo. Perfetto, abbiamo finito appunto di colorare tutta la frase che ha scritto Claudio, l'abbiamo voluta fare tutta colorata. Adesso chiudiamo il nostro grande abbraccio e andiamo a disegnare dei cuoricini sul foglio. Anche uno bello grande qui. Ok, e li coloriamo. Il nostro bigliettino è pronto, ecco qui il nostro grande abbraccio per il papà, direi che è venuto molto carino. Noi le mani le abbiamo volute fare bianche, ma voi potete decidere di farle rosa, marroni, rosse, arancioni, insomma di colorarle come più preferite. Adesso siamo pronti per mettere il bigliettino all'interno della valigetta. Ecco la valigetta, la apriamo. Infiliamo questo grande tesoro che è l'abbraccio per il papà all'interno. Perfetto. Direi che manca solo una cosa a questo bel regalo che abbiamo fatto al nostro papà, ed è la firma. Chi lo fa questo regalo? E quindi scriviamo da parte di, e Claudio appunto scrive da parte di Claudio. Se avete dei fratellini più piccoli che magari hanno difficoltà a fare il lavoretto o non riescono, potete decidere di fare un regalino da parte di tutti e due. E infatti Claudio sta scrivendo anche da parte di suo fratello, da parte di Claudio e Pietro per il loro papà. Bene bambini, siamo molto felici di aver fatto con voi questo lavoretto per il vostro papà, per il nostro papà. Abbracciateli forte forte, abbracciate forte forte chiunque vi voglia bene, e siccome anche noi vi vogliamo tanto bene, vi mandiamo un caldo abbraccio anche noi. Ciao ciao! Ciao!